Benvenuti all'ascolto di Radio Speranza, la radio della diocesi Pescara Penne, megahertz 87,6. Un caro saluto da Licio Di Biase. Oggi per il nostro programma Gli incontri di Licio, libri e dintorni, con la regia di Davide De Amicis, incontriamo Agostino Di Giovanni. Buonasera. Agostino Di Giovanni, che oggi presenta qui a Radio Speranza la sua ultima fatica letteraria, La guerra di Abele. Ma prima di parlare di questo libro, di questa silloge che raccoglie poesie poesie di vari che esprimono varie emozioni, vogliamo con Agostino affrontare anche un po' come dire, i temi della sua azione professionale. Agostino, io lo conosco da tantissimo tempo ed è stato, come dico io, un grande sindacalista della CISL. Allora Agostino, partiamo da lontano, quindi così conosciamo prima la persona e poi questa ultima fatica letteraria. Sì, grandi sindacalisti non si è mai, si cerca di fare il proprio dovere, il proprio mestiere. Io sono stato cominciato come segretario aziendale della provincia di Pescara, poi sono diventato segretario provinciale degli enti locali, poi della funzione pubblica provinciale, successivamente c'è stato un accorpamento anche con la sanità e quindi abbiamo unito sanità, enti locali, Stato e parastato, quindi di nuovo la funzione pubblica si è chiamata. Poi sono diventato segretario regionale della funzione pubblica e quindi poi sono diventato coordinatore dei pensionati e poi ho finito la mia carriera in pensione. Però io ricordo la tua esperienza di sindacalista, il sindacato così come la politica, perché a quel tempo io ero impegnato politicamente, è cambiato moltissimo il sindacato di una volta, così come i partiti o il mondo politico di una volta, in questi ultimi decenni, in quest'ultimo decennio soprattutto, è cambiato molto. Tu eri al fronte. Sì, e purtroppo, dico io purtroppo, anche se la mia indole è quella, io sono sempre rimasto al fronte, nel senso che l'importanza che ho dato io alla mia attività è il rapporto con la gente e con le esigenze della gente. Ultimamente è cambiato molto, non che si sia trascurata la gente, ma si è trascurato il rapporto. E quindi diciamo che io mi sono trovato un pochino non come prima, perché io abituato a fare il giro dei comuni, il giro degli enti, la regione, la Camera di Commercio, tutti i comuni della provincia e quindi l'azienda di soggiorno, e non mi ero abituato a stare in ufficio, e da pensionato diciamo che il rimanere in ufficio non mi aiutava a sentirmi realizzato, ecco così. Bene. Per cui ho finito così. Però hai finito così il sindacalista, però hai sviluppato i tuoi hobby. Tu hai l'hobby della scultura con Pietro della Maiella e della fotografia. Sì. Ecco, parlaci anche di questa tua di queste tue passioni. Queste sono, allora, la scultura io l'ho cominciata da giovane, però mai con grande impegno, nel senso con molto impegno ma con poco tempo, perché non avevo tanto tempo da dedicare. E la poesia anche, diciamo, da una quarantina d'anni, da quando avevo una quarantina d'anni, e quindi mi trovo ad avere un enorme bagaglio di poesie che non ho avuto mai il tempo di rivedere e quindi né di pubblicare. Di conseguenza, negli ultimi tempi, avendo più tempo a disposizione, ho cercato di dare un ordine a queste poesie e ne ho scelte alcune da pubblicare. Penso e spero di poterne pubblicare ancora altre. Però intanto hai vinto un concorso regionale a Termoli per la scultura nel 2017 e nel 2018. Due volte ho vinto. Ho fatto prima due volte sulla scultura, quindi sono stato primo, e sono gli unici concorsi dove ho partecipato, perché però sono concorsi importanti, perché tra l'altro con la Pietra della Maiella dai anche la dimensione territoriale alla tua iniziativa culturale, quindi non è soltanto la scultura
in sé, ma c'è anche un'attenzione per il territorio con la valorizzazione di questo nostro patrimonio. Così come nel 2012 hai pubblicato Roccamorice, storie d'immagine, perché tu sei di Roccamorice, sì. Questo non l'abbiamo detto all'inizio. Sì, volevo, con quel libro volevo riassumere la storia di Roccamorice, dando anche una visibilità al mio paese che non aveva, diciamo la verità, non aveva, perché ognuno raccontava storie e storielle che non avevano un grande senso e avevano poca verità. Sì, sono dei racconti, sono dei ricordi personali, ma... che è altra cosa rispetto alla ricostruzione, esatto, storica. E allora io ho cercato di definire una storia che non è proprio certa, però è la più affidabile possibile, e ho allegando a questo libro delle immagini, moltissime immagini sono, e altre 500, mi pare 570 fotografie del paese le ho regalate al comune di Roccamorice perché ne facesse un uso pubblicitario, un uso promozionale del paese. Devo dire che non so che fine hanno fatto, ma credo che siano state utilizzate, ma non a nome mio, il che non mi è piaciuto molto, ma non me ne dolgo più di tanto. E invece quel libro è stato molto apprezzato e credo che sarà anche apprezzato nel tempo, perché dà effettivamente diffonde il contenuto di Roccamorice in tutte le sue componenti, sia paesistiche e sia anche storiche. Certo, è importante, perché in questo modo, così tu come fai con la scultura, con la pietra della Maiella, così rifacendo, riscrivendo, scrivendo la storia di Roccamorice, valorizzi il territorio e dai a questo territorio, un paese importante della nostra provincia, la sua giusta dimensione. Però poi a un certo punto, come hai detto, hai scritto tantissime poesie nel corso della tua vita, e quindi adesso siamo usciti con questo libro, La guerra di Abele. Sì. Ecco, allora, intanto brevemente di che si tratta, perché poi continueremo nella seconda parte con più attenzione. Allora, La guerra di Abele si riferisce ad una poesia. Abbiamo intitolato questa silloge appunto La guerra di Abele perché è una poesia che ho composta quando è successo il guaio tra Russia e Ucraina. Non mi riferivo esattamente solo a questo, ma alle guerre che sono avvenute nel tempo, e quindi ho voluto affrontare il dramma della guerra nell'umanità e della tendenza dei popoli, dei governi, non tanto dei popoli ma dei governi, alla guerra per risolvere i problemi. Tanto è che l'invito finale in questa poesia è che i popoli finalmente smettano di fare la guerra e decidano di fare la pace tra di loro, perché è più produttiva e più democratica. Bene, quindi questa è la parte, diciamo, relativa a questo nostro libro, La guerra di Abele. Quindi è un libro che tu hai intitolato in questo modo, riferendoti alla tua questa poesia che hai scritto, sì, sulla guerra in Ucraina. Ma qua ci sono 52 poesie, e poesie che hanno vari significati, esprimono varie emozioni. Ecco, riassumici intanto le emozioni più interessanti. Beh, alcune poesie sono di carattere prettamente personale, alcune sono riferite a mio padre, alcune riferite alla morte di mio padre, alcune a mia madre che è ammalata da parecchio tempo e che è ancora viva, soffrendo molto peraltro, e quindi alcuni a mia moglie che, insomma, purtroppo l'ho persa parecchi anni fa, non molti, ma insomma sono ormai 10 anni, e alcune altre, 3-4 sono riferite al mio paese, altre sono di natura varia. Perfetto, bene, allora abbiamo fatto questa introduzione alla pubblicazione La guerra di Abele, adesso ci abbiamo la pausa e quindi diamo la parola, si fa per dire, al nostro Davide De Amicis.
c'è ragione, chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'è ragione così sia. A pochi mesi da un giro di boa per voi così moderno. C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e voglio che sia ancora. E voglio il nome di chi si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sogno. Gli ordini che ricevevo, c'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare. C'era una volta un aeroplano, un militare americano, c'era una volta il gioco di un bambino. E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. 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 Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Bene, il libro che stiamo presentando quest'oggi qui a Radio Speranza, La guerra di Abele, di Agostino Di Giovanni. Però insomma Davide De Amicis ha trovato come al solito un brano musicale appropriato a questo titolo, La guerra di Abele. Agostino Di Giovanni ci ha spiegato che questo titolo scaturisce da una poesia che lui ha pubblicato e che ha scritto sulla guerra tra la Russia e l'Ucraina. Però Agostino, stiamo parlando di questa silloge che raccoglie poesie di varia natura, però tu hai vinto anche parecchi concorsi con varie poesie. Allora, quali sono intanto così? Allora, io ho partecipato per la mia prima esperienza in un concorso di poesie, è stata a Sulmona, a Versus, nell'edizione di Sulmona di Versus, e ho fatto terzo. Per essere la prima volta mi è sembrato un grande incoraggiamento. Quindi poi, dopo 2 anni, ho partecipato a Recanati, un concorso che si faceva e si fa tuttora ogni 2 anni a Recanati, e dove ho fatto pure terzo. L'anno successivo, sempre a Recanati, ho fatto secondo con un'altra poesia, e poi ho cominciato ad avere esperienza con Termoli. Ho partecipato 2 volte, ho vinto il primo posto con la scultura, e 2 volte ho fatto il secondo posto in poesia e il primo posto 3 anni fa. Queste sono le mie esperienze. Poi ho partecipato ultimamente ad un concorso nel napoletano, esattamente in un paese vicino a Pompei, non mi ricordo, Orgiano, non mi ricordo manco come si chiama, dove ho ricevuto un attestato di merito. La commissione ha ritenuto di fare un plauso a questa poesia, però devo dire che ancora ufficialmente avviene la premiazione, quindi non so solo ufficialmente. Allora possiamo dire che questa silloge, questa pubblicazione, contiene anche queste poesie? Che... Sì. Perfetto, sì. Quindi significa che stiamo su una raccolta di poesie in cui ci sono appunto una raccolta, ma con poesie che si sono aggiudicate, hanno avuto dei riconoscimenti importanti. Quindi acquistare La guerra di Abele della casa editrice Tabula Fati, quindi insomma diciamo anche, diamo anche il merito all'editore
che io l'ho sempre detto, che gli editori si sacrificano perché riescono a farci pubblicare dei libri che poi insomma riescono a trovare anche il consenso dell'opinione pubblica. Quindi questa Guerra di Abele è un libro in cui ci sono poesie che hanno avuto un grande consenso. Vogliamo leggere già una prima poesia? Io ti consiglio di leggere quelle un po' più brevi, perché in radio insomma passano meglio, però facciamo la scelta che tu ritieni opportuno. Sono 52 poesie, c'è scritto nell'Apestat, per allietare, consigliare, intrattenere, strappare una lacrima e far sgorgare una lacrima. Quindi leggici una di queste poesie. Leggerò Il cerchio della vita. È una di quelle che non sono, diciamo, non sono state pubblicate, non sono state premiate, quindi, però ritengo che sia molto interessante questo, il contenuto. Ascolto nel silenzio del giardino la tua cristallina, la tua voce cristallina spargere nuove parole nell'aria. Si estasia la mia mente a contemplare il miracolo che aggiunge parole a gesti nuovi e richiama alla mente tempi andati, passi incerti di bambine, di altre bambine, dolci parole, risate, piccole poesie, calde carezze, un lampo di vita, d'amore, di un tempo che corre veloce nel cerchio dei giorni che diventa sempre più stretto. Perfetto, bene, poesia molto interiore. Sì. E quindi hai raccolto queste poesie che appartengono a vari momenti della tua vita, poi tra, diciamo che sei tra la storia, la realtà, però sei anche un attento lettore del giorno d'oggi, quindi della contemporaneità. Sì, certo. Come hai detto prima che hai scritto questa poesia, sì, sulla guerra tra la Russia e l'Ucraina, per cui ti guardi intorno, per cui insomma scrivi poesie non solo come questa che abbiamo letto adesso, di espressione proprio interiore, ma anche guardando intorno alla nostra realtà. Leggi qualcos'altro? Vogliamo leggere la Guerra di Abele, così sì, perfetto, perfetto, si capisce la storia che la Bibbia ci racconta del fratello ucciso perché buono. Ci insegna che l'uomo non s'adonta con lo stolto assiso sopra al trono. Tante guerre han visto i nostri occhi, dall'Africa all'Asia al Medio Oriente, senza che si sentissero i rintocchi che straziavano il cuore della gente. Ora l'Europa tutta si solleva contro la guerra che insanguina i fratelli, mentre la terra ancora non perdeva il sangue sparso vicino ai Dardanelli. La parola pace ha già perduto il bel sapore che ci fu insegnato, e d'improvviso sembra già cresciuto il richiamo del sangue in ogni stato. Questa guerra che la gente ha constatato, ha contestato, per la prima volta con ardore, abbia fine e liberi il soldato dal dovere dell'odio e dall'onore. Invece delle armi per la guerra, tutti i governi facciano un gesto audace per rendere più umana questa terra, decidano di essere per la pace. Bene, quindi un appello alla nostra contemporaneità, guardarci con attenzione intorno, cercare di evitare l'esplodere di guerre che fanno perdere la vita a tante persone. Quindi 52 poesie, in quanti anni hai scritto queste 52 poesie? Queste diciamo che sono alcune recenti, per esempio ci sono due recentissime. Uno riguardava Santo Spirito, che è un luogo del mio paese molto turistico e molto importante nella storia di Rocca Morice. E di Celestino V. Esatto, e di Celestino V, che è stato 50 anni a Rocca Morice e viene tenuto in minima considerazione rispetto al peso che ha avuto nella storia papale, nella sua storia personale. E un'altra riguarda il Natale, perché non avevo mai scritto
sulla festa del Natale, per ricordare anche la differenza che aveva il Natale prima, ai tempi miei, quando ero ragazzo io, e l'attuale importanza che ha il Natale per la gioventù moderna, che passa quasi nel... Perfetto. Quasi ignorata, cioè, come se fosse soltanto. Ma c'è in questo libro questa poesia sul Natale? Sì, sì. E allora concluderemo questa nostra trasmissione proprio con questa poesia sul Natale. Ci avviamo alla conclusione da Radio Speranza, la radio della chiesa di Pescara Penne. Stiamo concludendo Licio e dintorni, gli incontri di Licio e dintorni, intorno ai libri e oltre, con Agostino Di Giovanni, autore della pubblicazione La guerra di Abele, Tabula Fati editore. Adesso concludiamo con La magia del Natale. Prego. Viene il Natale, ognuno sogna ancora di vivere l'avvento del Signore che venne in mezzo a noi al freddo e al gelo. Ogni uomo si sente emozionato e vive nel suo cuore imbarazzato, pervaso da una grande tenerezza coi ricordi della giovinezza. Le luci che incendiano le case facendo intermittenza tra i colori non emozionano più nemmeno i cuori, perché il loro fine è la bellezza. Il tempo antico è come una carezza che ammalia ancora il cuore con il suono della zampogna che col suo frastuono accompagna la dolce ciaramella. I ragazzi che correvano all'aperto, altri ammucchiati dietro alle finestre, erano rapiti dal suono celestiale di quei pastori che annunciavano il Natale. Gli zampognari portavano allegria con il loro scarpone di pastrani, coi vecchi guanti a riparare le mani dal freddo che pativano per la via. In quei tempi non c'erano regali che dessero il sapore della ricchezza, solo un pugno di noci, una carezza data nel prendere la misura a un vecchio pantalone riciclato o a un'urgente nuova calzatura. Il periodo di festa era vitale perché stringeva le famiglie al fuoco e alle tavole dove c'era poco compariva improvvisa l'abbondanza. Pensando alla semplicità di quelle feste rese più umane dal sentirsi insieme, nasce un'emozione in fondo al cuore e nostalgia diventa quel dolore. Anche oggi nelle chiese, nei locali, suona la ciaramella il suo Natale, accompagnata dalla cornamusa che trascina quel suono che non disusa. Sembra che intorno a noi sia tutto un dono, ogni uomo ammaliato da quel suono riscopre il bambino che ha nel cuore e la pace e la bellezza dell'amore. Bene, bene, allora concludiamo questa nostra trasmissione, Gli incontri di Licio, libri e dintorni, per la regia di Davide De Amicis. Oggi abbiamo incontrato Agostino Di Giovanni e abbiamo parlato non solo del libro La guerra di Abele, ma abbiamo parlato anche dell'attività professionale e culturale di Agostino Di Giovanni, sindacalista della CISL, adesso in pensione, però che si diletta con grandi risultati nella scultura con la pietra della Maiella, e adesso anche ottimo poeta. Grazie e un caro saluto da Radio Speranza. Grazie a voi.